Ciao a tutti e benvenuti al nuovo video degli Wild Walkers. Come vedete siamo un po' di più, perché oltre a me e Simone oggi abbiamo anche il nostro comparto tecnico, ovvero Jacopo, che si occupa della grafica dei nostri video, e Andrea, che si occupa invece dell'audio. Oggi faremo l'anello del Monte Labbro, un percorso di circa 25 km che può essere fatto anche in una giornata. Siccome però è un posto molto bello, abbiamo deciso di portarci l'attrezzatura per la notte e campeggiare lì. Siamo arrivati al punto di partenza ufficiale del percorso, ovvero il monumento dedicato a David Lazzaretti. Noi siamo partiti da Castel del Piano, quindi abbiamo fatto già circa 3 km in più. E chi era David Lazzaretti? Ve lo spiegheremo più tardi. Caso non si fosse notato, il sentiero sale da 650 a 1200 metri e dobbiamo arrivare prima che faccia buio, cosa che non faremo mai, ma ci proveremo. Camminata continua e siamo arrivati a Merigar. Cos'è Merigar? Una comunità buddista fondata nel 1981 da Namkhai Norbu, e il nome Merigar significa residenza della montagna di fuoco, perché appunto in passato il Monte Amiata era un vulcano. Là c'è il tempio, là c'è uno stupa e noi attraverseremo velocemente questo posto perché sta facendo buio e arriveremo tardi sicuramente. Bene, siamo arrivati alla base del Monte Labbro, percorreremo questi ultimi 3 km in completa salita per girare la montagnola che si staglia davanti a noi, esattamente lì, e arrivarci dal lato posteriore, e poi ci accamperemo in cima sotto la torre giuristabilita. Qua siamo finalmente arrivati alla base del Monte Labbro, ci manca l'ultimo pezzettino e poi saremo in cima. Questo cancello delimita la zona più alta della montagnola alle mie spalle. Come potete notare siamo arrivati a buio, non del tutto, ma prevedibile. Almeno c'è regolare, c'è quel poco di luce che ci basta per montare il campo
e a cenare. Ci vediamo in cima. Eccoci qua. Siamo appena arrivati in cima al Monte Labbro. Quella è la torre. Come potete vedere, ci è rimasto un barlume di luce. Adesso ci accingeremo ad accamparci e a riposarci e cenare, poiché ce lo siamo meritati. Siamo arrivati. Allora ragazzi, eccoci qua, grazie. Dopo varie peripezie siamo finalmente riusciti a accendere un fuoco. Non si direbbe, ma è veramente veramente umido stasera, quindi è stata un'impresa, però ce l'abbiamo fatta. Finalmente si mangia. Ci godiamo alla buon'ora la nostra cena. Sarà soltanto pasta fredda e panini, poiché questo è il tempo, abbiamo deciso di portare roba fredda. Davide Lazzaretti, conosciuto anche come il Cristo della Miata, nacque ad Arcidosso nel 1834. Colpito da una crisi mistica, negli anni 70 fondò il giurisdavidismo, con lo scopo di riformare la Chiesa Cattolica e riportarla al messaggio evangelico originale, ispirandosi anche a principi socialisti. Centinaia di seguaci, attratti dalle sue promesse di una società più equa e giusta, decisero di seguirlo sul Monte Labbro, dove furono costruiti un eremo, una chiesetta e una torre. Tuttavia, la sua attività non passò inosservata alle autorità. Fu scomunicato e condannato come eretico dalla Chiesa Cattolica, mentre lo Stato italiano lo considerava un pericoloso sovversivo. Il 18 agosto 1878 guidò una processione che dal Monte Labbro scese verso Arcidosso. Qui trovò ad attenderlo una pattuglia di carabinieri, che fece fuoco non appena entrò in paese. Colpito alla testa, morì dopo poche ore di agonia. La chiesa giurisdavidica sopravvisse fino al 2002, quando con la morte dell'ultimo sommo sacerdote cessò la propria attività. Visitando il Monte Labbro, si avverte tutt'oggi l'aura mistica che lo avvolge, e ciò, insieme al magnifico panorama che si gode dalla cima, lo rende uno dei luoghi più suggestivi dell'intera area miatina. Buongiorno a tutti, eccoci al secondo giorno di cammino. Come potete vedere, siamo svegliati a Silent Hill. Bene, insomma, bene. La peggiore delle previsioni si è avverata. Infatti abbiamo appena fatto in tempo a mettere via le nostre cose, fare le tende e piove, quindi niente, ora ci aspettano altri 10 km per tornare a casa, sperando che non piova tutto il tempo, però le condizioni meteo non sono favorevoli, ma continueremo comunque. Thank you.
contrario a ogni previsione, il tempo ci ha graziati, anche è uscito il sole, che ci ha permesso di camminare per tutto il percorso di ritorno senza una goccia d'acqua. Ho un venticello fresco alle nostre spalle che ci vuole riportare a casa dolcemente. Eccoci quindi arrivati ad Arcidosso, qui di fronte a noi, e tra 3 chilometri saremo a Castel del Piano. Siamo giunti alla fine del giro, completato con successo. Qui le nostre strade si separano e l'anello del Monte Labbro era questo. Spero che vi sia garbato. Ci vediamo al prossimo giro. Al prossimo.